scusa il ritardo. Ciao Jack. Melly. Sì, signor Parrini. Lo vedi che serve aver paura? Andiamo, ragazzi, andiamo. Ci risulta che ieri pomeriggio in centro lei ha investito una signora che stava sulle strisce e poi è scappato. Ma che cosa in civile? Appunto. No, dico, chi farebbe una cosa del genere? Io non ho di certo. Sì, però se dal caso che la signora abbia preso la targa, facciate scritto il modello della macchina e il colore e coincidono. Mi dispiace deluderli, ma la signora ha visto male. E adesso facciamo i conti. Sono vivo per miracolo. Sono nella zona di Tropea, ma non ne so niente di questi posti. Signor Skeffis, la dichiaro in arresto. La prego di seguirmi. L'arsenico rilasciato nel terreno rischiava di compromettere le falde acquifere e mettere in serio pericolo l'intero paese. Comunque, Skeppis ci ha indicato tutti i siti utilizzati. Adesso lo porto via. Cosa sta succedendo? Non si può dare neanche i documenti, lei? Ma che vuoi? Dai, buongiorno, favorisca documenti. Che documenti vuoi? Documenti, non si permetta! Questo è oltraggio a pubblico ufficiale. I documenti, per cortesia. Sì. Adesso li vado a prendere. Stanno su quella panchina. Prego. Posso andare a prenderli? Vedi, almeno quei fissi degli amici tuoi riescono a farsi promuovere. Ma io ti tolgo tutto! E ti metto a fare l'operaio qua al pastificio. Così almeno ti impari un mestiere. Briglia seguita all'occupazione dell'Ateneo e al successivo sgombro. Va bene qua? Vai avanti. Dottore, non fate stupidaggini. Ritornate dai vostri amici e non vi impicciate di cose che non vi riguardano. Scoglietevi da lì! È un ordine! Dante Alighieri. Il sesto di Porta San Piero. Bindo Bilenchi. Sei bianche. Esiliato. Ho 35 anni. E stamattina Luigi mi ha ficcato un coltello in gola. Ho sentito la lama entrare nella carta. Qualche secondo ho trattenuto il fiato. Ho pensato, ma sta capitando a me. Tu, cara creatura, sognata e viva, al tuo pensiero la mia corolla palpita. Sono sostanza che ti calma, piena di te, di nuova vita. Stasera c'è un profumo di poesia nell'aria.